Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Freaks Italian. Io sono Riccardo e oggi siamo tornati con un tutorial come giocare alla Mario Balotelli. In questo nuovo tutorial su come giocare alla analizzeremo principalmente i tiri che fa Mario Balotelli, perché essendo comunque una punta centrale e una punta di peso non è uno che fa molte schive, principalmente usa tanto il suo fisico per girarsi e tirare, come abbiamo visto nell'ultimo amichevole dell'Italia. Si gira, spara la porta, salta l'uomo, tira una cannonata a raso terra che si va a insaccare dietro il portiere. Il primo esercizio vedeva un avversario, un birillo, diciamo un paletto, proprio in questa posizione qua, all'incirca. Noi con la palla siamo andati a puntarlo, l'abbiamo puntato, abbiamo fatto una specie di skill, uno cambio di direzione per portarcela sul nostro piede forte, quindi il destro, e siamo andati a concludere di potenza, potente, forte, cercando di, come l'ultimo amichevole, di mirare l'angolino basso a destra, oppure fare un tiro dritto per dritto sotto l'incrocio dall'altra parte, quindi alla mia sinistra in questo caso, oppure direttamente sotto l'incrocio a destra. Dopo aver saltato l'uomo, saremo comunque in movimento. Per tirare io consiglio, se dobbiamo andare ad incrociare, di mettere il piede a questa distanza dal pallone e andare a chiudere con questa parte del piede, colpendola col collo con la solita parte del piede, il piede orientato più o meno verso il centro della porta, andare a chiudere così, fare un tiro potente, secco e angolato. Secondo esercizio spiega come tirare una punizione alla Balotelli, un video che non abbiamo mai fatto, quindi diciamo con un nuovo tutorial all'interno di un altro tutorial. Allora, abbiamo analizzato la punizione che lui ha battuto contro l'Udinese quando giocava nel Milan. Approssimativamente la palla era in questa posizione qua, diciamo, più o meno 5-6 metri fuori dall'area. Infatti Balotelli è andata a concludere sia a giro che con un po' di potenza. La rincorsa è tipica dei tiri alla Messi, però spostata leggermente verso il centro del campo. Infatti dovremo prendere una rincorsa di 3 passi in questo modo qua, a 0 gradi o a 90 gradi, e spostarci qua per avere comunque una rincorsa di 30 gradi, 25. Andando sul pallone dovremo colpire la palla leggermente sotto in modo da generare una traiettoria ascensionale a girare sotto l'incrocio. La palla va colpita 3-4 cm sotto al centro, diciamo in questa zona qua, dove c'è scritto Ordem. In questo modo qua riusciremo a generare una traiettoria discendente che si andrà a insaccare sotto l'incrocio. La palla col piede va colpita, diciamo, con questa parte qua, la parte un po' più avanti, diciamo, del collo interno del piede, cioè questa. Perché se colpita in questo modo si crea una sorta di dip, curve dip, cioè quindi tiro a scendere, a girare, che riuscirà a scendere, diciamo, precisamente sotto l'incrocio. Non è un tiro facile, non è un tiro facile, c'è da dire, ma con un po' di allenamento riusciremo a farlo. Ricapitolando, la posizione è questa. La rincorsa sarà di 3-4 passi, facciamone 4, a 90 gradi spostiamoci di un passo, quindi generiamo una rincorsa di 30 gradi e andiamo a calciare col collo alto interno del piede, colpendo la palla leggermente sotto, in questo modo qua. Esercizio riguarda i tiri al volo di Balotelli. Balotelli, essendo molto fisico, avendo molta potenza nelle gambe, non disdegna di tirare al volo, di tirare veramente secco. Quando la palla gli arriva, diciamo, a questa altezza qua, lui cerca sempre di darci di collo una bordata che comunque il portiere ci penserà due volte a prendere, soprattutto se è bella incrociata. Io e Marco, per allenarci con questo tiro, ce la passiamo a vicenda leggermente in profondità, o alta o leggermente saltellante, diciamo, e andiamo a calciare di collo pieno. Se la palla va centralmente in modo potente va bene, però è meglio, cioè, se la palla si va a indirizzare sotto l'incrocio o negli angoli bassi. Per tirare come Balotelli al volo bisogna calciare con questa parte del piede, il collo pieno, generare comunque una potenza sotto la palla, diciamo leggermente sotto,
perché solo se colpita sotto la palla si alza e si abbassa, quindi anche per i vie centrali riuscirà ad imbrogliare il portiere. Allenarsi è molto semplice, basta allungarsi la palla da sola e andare a calciare di collo pieno, possibilmente cercando di far evidenziare questo effetto a scendere, perché se un domani ci trovassimo in partita leggermente fuori dall'area e arrivasse una palla qua vagante leggermente che rimbalza, possiamo colpire al volo e andare a fare gol in questo modo qua. Grazie, tutorial è finito, mi raccomando commentate, mettete mi piace e iscrivetevi, scrivete nei commenti i prossimi giocatori che vorreste vedere in questa nuova serie di Come Giocare Alla. Ciao a tutti da Riccardo e da tutti i Free Kicks Italia, ciao a tutti!